A livello videoludico, il 2022 penso si possa tranquillamente definire uno degli anni più... dell'ultimo periodo. Di grandi titoli AAA che fanno salivare anche chi ai videogiochi nemmeno si avvicina, ce ne sono stati veramente pochi, anche se di ottima qualità. E di progetti più piccoli se ne sono visti un sacco, ma anche in questo caso molti dei più interessanti non erano altro che remaster o remake di vecchi titoli, che per carità penso siano un modo perfetto per dare ai più giovani la possibilità di toccare con mano alcuni dei giochi che hanno fatto la storia del medium, ma capisco anche chi si aspettava qualcosina di più dalla nuova generazione di console. Personalmente posso dire di non aver mai giocato così pochi giochi in un anno, e gran parte dei titoli che ho giocato non sono nemmeno usciti nel 2022, anche se questa lista potrebbe far pensare diversamente. In compenso, di cose da dire su ciò che ho avuto il piacere di provare ne ho parecchie, quindi direi di non perdere altro tempo e togliere subito la preistoria di mezzo parlando di Repentance, l'ultima gigantesca espansione di The Binding of Isaac. La notizia potrebbe stupirvi considerando il tipo di giochi di cui parlo solitamente, ma Isaac è uno dei titoli sui quali ho passato più ore in assoluto tra la vecchia versione in flash e la versione moderna uscita nel 2014. È perché sono un grande fan dei roguelike? Assolutamente no, al contrario, è un genere che non mi piace un granché, ma quando anni e anni fa mi ritrovai con un PC rotto che se rimaneva acceso per più di un paio d'ore si spegneva da solo a causa del surriscaldamento e senza i soldi necessari a comprarne uno nuovo o da spendere in giochi per console, fui costretto a dare una chance a titoli che per pochi euro promettevano un tempo di gioco quasi infinito. Anche perché l'alternativa sarebbe stata passare mesi a spendere il mio tempo contando le foglie sugli alberi che si vedevano fuori dalla finestra. In quel periodo finì per innamorarmi del gioco e dell'assurda quantità di contenuti al suo interno, e questa passione continuò anche negli anni successivi grazie alle espansioni uscite nel 2015 e nel 2017, ma senza mai raggiungere la stessa magia di quelle prime ore, almeno finora, perché con l'uscita di Repentance sono stati aggiunti talmente tanti oggetti, nemici, personaggi e meccaniche varie che mi sembra più di aver messo piede in un sequel che in un DLC. Giusto per darvi un'idea, con Repentance vengono aggiunti più di 130 nuovi oggetti, portando il totale a oltre 700, 6 nuovi tipi di livello, più di 100 nuovi nemici, 25 nuovi boss, 2 nuovi personaggi, più versioni alternative di tutti quelli già presenti all'interno del gioco, nuove sfide, nuovi achievement, 5.000 nuovi layout per le stanze e tanto altro ancora. Una robetta da poco, insomma. A rendere il tutto ancora più sbalorditivo è che la maggior parte di queste aggiunte proviene da una mod fatta da alcuni membri della community anni fa, non da un team di artisti e programmatori professionisti. Non vi annoierò andando nello specifico sulle meccaniche di gioco, tanto Isaac è un titolo piuttosto semplice e state già vedendo sullo schermo tutto ciò che bene o male è necessario sapere sul gameplay, ma voglio spendere qualche parola sui nuovi personaggi, perché a mio parere sono a mani basse i più divertenti a giocare in tutto il gioco. Bethany è in grado di creare dei famigli ogni volta che utilizza un oggetto attivo, mentre Jacob e Dusso hanno come meccanica speciale l'essere due personaggi, ognuno coi propri oggetti e le proprie statistiche, da controllare in contemporanea, un'idea mai vista prima nel gioco. Anche le versioni alternative di tutti i personaggi sono altrettanto interessanti, con ognuna di loro che prende un aspetto chiave dell'originale e lo porta all'estremo, come ad esempio Eden, che nella versione base inizia ogni run con statistiche, oggetti e aspetto scelti in maniera totalmente casuale, e nella versione alternativa fa un reroll di tutto quanto ogni volta che viene colpito, dando vita alle run più casuali che ci siano. Non tutte sono così divertenti, o perlomeno non tutte piacciono a me, ma di sicuro non si può dire che manchino di fantasia. E poi ce ne sono così tante che anche se una o due non mi fanno impazzire, non è decisamente la fine del mondo. C'è solo una cosa che vorrei chiedere agli sviluppatori. Perché? Già che ci sono, vorrei chiedere una cosina anche agli sviluppatori di Neon White. Tra quanto il prossimo? Perché signore e signori, questo è senza ombra di dubbio il mio gioco dell'anno. Il modo più semplice per descrivere il tipo di opera di cui vi sto parlando è gioco da speedrun. L'intera avventura è divisa in livelli che durano raramente più di un minuto, e il nostro obiettivo è attraversarli eliminando tutti i nemici al loro interno il più velocemente possibile, dando così vita a una sorta di lunga danza estremamente piacevole da vedere e giocare. Per portare a termine questa missione avremo a disposizione tutta una serie di armi che vanno da semplici pistole a enormi lanciarazzi, ma visto che limitarsi a questo sarebbe stato un tantino banale, i creatori hanno ben pensato di dare a ognuna di loro anche un'abilità speciale legata al movimento del personaggio. Di base infatti il protagonista non può fare altro che correre in giro e saltare, ma utilizzando le armi sparse per i livelli potrà anche fare doppi salti, tirare delle bombe che una volta esplose lo lanceranno in aria, scattare in avanti alla velocità della luce e tanto altro ancora. A tutto questo però c'è un limite, anche perché alcune abilità sono veramente assurde.
assurde. Ogni arma, infatti, prende la forma di una carta posizionata in punti ben definiti di ogni livello. Raccogliendo la carta, ci verrà dato un certo numero di munizioni per quella specifica arma, che una volta terminate faranno scomparire il tutto dal nostro inventario. Ogni carta, però, corrisponde anche a una carica per l'abilità di quell'arma, quindi in base alla situazione dovremmo decidere il modo più opportuno per utilizzare le risorse a nostra disposizione. Un secondo limite, anche se meno importante visto che comunque il numero di armi posizionate in giro per i livelli è fisso, è quello legato allo spazio nel nostro inventario. Molto semplicemente, possiamo tenere un massimo di 3 carte per ogni tipo. Non preoccupatevi, i livelli si possono completare anche senza fare le cose alla perfezione, e spesso è possibile trovare metodi alternativi per completare gli obiettivi che con un po' di ingegno possono migliorare di molto i nostri tempi o anche solo rendere più facili alcuni passaggi particolarmente ostici. Per chi cerca un po' più di sfida esistono, oltre alle classiche medaglie con cui vengono premiati i tempi migliori e le classifiche aggiornate in tempo reale che offrono sempre un'ottima motivazione per riprendere in mano livelli già completati, delle modalità speciali che uniscono tutti i livelli di un certo tipo in un'unica lunga sfida alla quale si può persino aggiungere un limite al numero di tentativi disponibili. L'apice del gioco si raggiunge con la modalità che inserisce questi stessi limiti a un'unica run di ogni singolo livello del gioco, creando così un mostro lungo un'ora pronto a mettere alla prova non solo l'abilità del giocatore, ma anche e soprattutto la sua pazienza. Perché dopo il terzo tentativo di fila fallito a 2 livelli dalla fine, sfido chiunque a non prendere il calendario e iniziare a menzionare in maniera poco opportuna tutti i santi segnati. Che poi anche quello rispetta a modo suo il tema del gioco, visto che il protagonista e i suoi compagni altro non sono che anime defunte a cui gli abitanti del paradiso promettono la pace eterna in cambio del loro aiuto col piccolo problemino dei mostri che stanno comparendo ovunque. Detta così non sembra un accordo terribile, ma la verità è che queste anime non hanno grandi scelte. Possono obbedire e combattere i mostri, o venire uccise sul posto e rimandate nel limbo in attesa di venire chiamate nuovamente all'arrivo della successiva ondata demoniaca. Gli abitanti del paradiso aiutano in qualche modo queste persone a completare il loro lavoro, visto che comunque è casa loro e sta venendo attaccata? Certo che no, anzi, le maltrattano continuamente in quanto creature inferiori utili solo a svolgere i compiti troppo faticosi per loro, e guai se non le ringraziano per l'incredibile opportunità che gli è stata offerta. Non so perché, ma questa dinamica mi ricorda qualcosa che inizia con la C. No, beh, poco importa. Tanto la storia del gioco non dico sia terribile, ma anche se non ci fosse stata non ne avrei sicuramente sentito la mancanza. Se non altro, questo setting ha dato agli sviluppatori la possibilità di sbizzarrirsi col design di nemici e livelli, che è sempre cosa buona e giusta, specialmente quando i giocatori potrebbero passare decine o addirittura centinaia di ore sul gioco alla ricerca di tempi da record. Se siete amanti dell'azione ad alta velocità, di dialoghi che sembrano scritti da un dodicenne con manie di protagonismo ma che escono dalla bocca di un assassino con non meno di 30 anni, o di giochi in grado di portarvi dall'esasperazione alla gioia più pura nel giro di un tentativo di successo, allora Neon White fa assolutamente al caso vostro, soprattutto se avete amici con gli stessi interessi pronti a scalare le classifiche con voi. Un altro gioco che fa assolutamente al caso vostro, ma questa volta solo se siete amanti di JRPG, è Xenoblade Chronicles 3, l'altro mio gioco dell'anno. Questo è uno di quei titoli dei quali potrei discutere per ore e ore, e se non fosse vittima della Switch, impedendomi quindi di registrare le clip necessarie a montare un video, state pur certe che avrei già tirato fuori una delle mie analisi lunghe eterne come quelle su Chrono Cross e Disco Elysium. Ho adorato questo gioco dal primo all'ultimo momento, ho adorato i personaggi, ho adorato il gameplay, ho adorato il mondo, la musica e persino buona parte delle missioni secondarie, cosa che mai mi sarei aspettato dopo averle odiate con tutto me stesso in entrambi i capitoli precedenti. Non è un gioco perfetto, e non lo dico semplicemente perché nessun gioco può veramente dirsi perfetto. Ci sono proprio scene, scelte stilistiche e di gameplay che non mi sono piaciute minimamente, e anzi, hanno peggiorato non poco la mia opinione del gioco, vista la loro importanza. Ma ci sono talmente tanti aspetti positivi che una volta raggiunti i titoli di coda ho completamente scordato tutti i miei problemi con l'opera, cementando nella mia mente la sua posizione di grande classico moderno. Xenoblade Chronicles 3 è un gioco che ha cuore, non ha un comparto tecnico ricercato, ha mille limiti legati all'hardware, ma nonostante questo riesce a dimostrare a tutti che sotto quelle linee di codice c'è molto, molto, molto di più. C'è una visione, ci sono dei messaggi, ci sono esperienze, c'è tanta, tanta bellezza e persino più amore. Amore per il medium videoludico, amore per il mondo a cui tutti questi artisti hanno lavorato e amore per tutti i giocatori che hanno deciso di spendere il loro tempo su questo gioco.
ma immagino che tutto questo non vi aiuti un granché a capire veramente di che cosa si tratta. Beh, considerando i gusti videoludici delle persone che seguono il mio canale, probabilmente sapete già tutti che Xenoblade sono JRPG open world sviluppati esclusivamente per le console Nintendo da Monolith Software, che mi rendo conto non sia esattamente la premessa migliore considerando la potenza della Switch, ma posso assicurarvi che non avete di che preoccuparvi. Dopotutto si tratta del team di supporto numero uno della grande N, che ha contribuito allo sviluppo di Breath of the Wild e del suo sequel, dell'ultimo Animal Crossing, di tutti Splatoon e di Smash e di tanti altri ancora. Quindi se ci sono delle persone che sanno come sfruttare appieno l'hardware della console, sono decisamente loro. Non biasimo lo scetticismo di nessuno però. Dopo Xenoblade 2 avevo perso tutta la mia fiducia nello studio. Ma questo terzo capitolo è un vero e proprio miracolo. Come fa a girare così bene con questa quantità di dettagli su una Switch quando Star Ocean 6 non riesce nemmeno ad avvicinarsi a una qualità simile nonostante sia uscito su una console decisamente più potente? Per carità, non dico mica sia tutto rose e fiori, i suoi cali di frame rate e di risoluzione li ha. Ma stiamo parlando di un sistema di combattimento con 6 personaggi a schermo che lanciano continuamente abilità piene di effetti visivi strani, più un possibile settimo membro della squadra, più tutti i nemici che combattiamo che a loro volta usano altre abilità con luci e quant'altro. Poi sarò sincero, anche se fosse andato a 15 fps non mi avrebbe dato troppo fastidio, è comunque estremamente divertente a giocare. Non posso mettermi qui a parlarne troppo nel dettaglio, ma il modo in cui il gioco unisce un sistema classi stile Final Fantasy V all'ormai classico simile action della serie è incredibile, e avendo così tanti personaggi all'interno del party viene risolto automaticamente anche il problema dell'avere tante combinazioni di classe che si vogliono provare ma non abbastanza spazio per farlo. L'altro vantaggio di avere tutti questi membri nella squadra è che non si corre mai il rischio di annoiarsi nel corso della storia, specie quando i dialoghi tra di loro sono scritti così bene. L'ultimo gioco a darmi una così forte sensazione di star seguendo le avventure di un vero gruppo di amici e non di tanti singole persone messe insieme solamente per ragioni legate al gameplay è stato Final Fantasy XV, e in quel caso l'intero titolo era costruito attorno a questo concetto, cosa che non si può di certo dire per Xenoblade. La storia in sé ha alti e bassi, ma la considero comunque diverse spanne sopra tutto ciò che la serie ha mostrato finora. Dubito stupirà qualcuno, ma sono un grandissimo fan di Xenogears, il primissimo gioco del creatore di Xenoblade, e due dei motivi principali sono la quantità di simbolismi sparsi per ogni angolo del mondo e la quantità di temi che il gioco cerca di affrontare, seppur non approfondendoli tutti quanti. Queste cose, in tutti i giochi usciti dopo Xenogears, non c'erano o comunque erano estremamente limitate in favore di titoli che a tratti sembravano spaventati dall'idea di usare troppo. Xenoblade Chronicles 3, invece, si avvicina nuovamente ai livelli del suo antenato, specialmente grazie alla direzione artistica e alla regia di certe scene nei capitoli più avanzati, e non potrei esserne più felice, ma questo spiega anche il motivo per cui mi servirebbero ore per discutere di tutto ciò che il gioco ad offrire, come ad esempio l'incredibile colonna sonora che state sentendo in sottofondo. Per ora mi limiterò a dire che se amate i JRPG e avete una Switch, non potete lasciarvi scappare questo gioco. Allo stesso modo, se avete una console moderna o un PC in grado di farlo girare, non potete lasciarvi scappare Elden Ring. L'ho detto in passato e probabilmente lo dirò nuovamente in futuro. C'è una fetta di fan dei giochi sviluppati da From Software che definire estremista è dire poco. Per queste persone, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, eccetera, sono capolavori assoluti sui quali non si può dire nulla di anche solo minimamente negativo. Eppure, essendo una minoranza, riescono a far talmente tanto rumore da sembrare la voce della verità. Ora, tralasciando la mia opinione sui giochi From usciti in passato, che se non avevo tempo per parlare di Xenoblade di sicuro non ne ho nemmeno per discussioni così inutili, quello che posso dire su Elden Ring è che si avvicina veramente tantissimo a quello status di capolavoro assoluto. Le basi del gioco sono quelle che abbiamo imparato ad amare o a odiare nel corso degli anni, ma invece di riproporre la solita formula con zone da esplorare alla ricerca del boss di turno che una volta sconfitto ci aprirà la strada verso quello successivo, Elden Ring decide di buttarsi a capofitto nella moda del momento trasformandosi in un open world. In generale a me gli open world non piacciono, ma non per una presa di posizione a caso, semplicemente molti studi usano la scusa del mondo gigante per mettere molta meno cura nei design delle zone, lasciandole fin troppo spesso completamente vuote, eliminando così qualsiasi motivo per esplorare la mappa. Negli ultimi anni alcuni titoli hanno provato a cambiare le cose. Breath of the Wild riempie il mondo di eventi e dà ai giocatori una libertà di approccio tale da stupirmi ancora oggi con le continue scoperte di nuove interazioni tra meccaniche diverse che continuano a venire a galla. Red Dead Redemption 2 punta molto più sul realismo e sulla cura dei dettagli, ma senza mai trascurare in un
numerosi incontri con treni da rapinare, gang nemiche da affrontare, chi più ne ha più ne metta, di cui è pieno il Far West. Elden Ring, essendo uscito dopo questi giochi, ha avuto il tempo di capire quali fossero i loro punti positivi e quali invece avrebbero potuto ricevere qualche ritocco. E il risultato è un titolo che, a mio parere, supera qualsiasi altro open world simile su praticamente ogni aspetto. Il problema di Red Dead è che per quanto siano ben fatti gli eventi sparsi per il mondo, il modo in cui noi giocatori possiamo interagire è estremamente limitato. Dopotutto un cowboy più che sparare alle persone non può fare, ma essendo un action RPG, lo stesso non si può dire di Elden Ring, che tra diversi tipi di nemici e l'immensa quantità di armi e incantesimi a nostra disposizione, riesce sempre a offrire qualcosa di nuovo. Il problema di Zelda, invece, è che nonostante l'incredibile quantità di cose da fare all'interno della mappa e la totale libertà che ci viene data per farle, le ricompense che ci aspettano non sono poche, sono quasi zero. Completare un sacrario ci dona un pezzo di armatura troppo situazionale per essere veramente utile, un'arma con mosse sempre uguali che dopo poco tempo si romperà rendendo inutile la nostra fatica, o un pezzo di portacuore che mi dà tanto l'impressione di star partecipando alla raccolta punti di un supermercato nella speranza di comprarmi un piccolo aumento di vita o di stamina. Non c'è nulla di male in tutto questo, l'esperienza funziona alla grande, ma sempre grazie al fatto che si tratta di un action RPG, Elden Ring riesce a dare ai giocatori ricompense molto più interessanti. Ogni arma ha un qualcosa di unico, ogni incantesimo può essere utilizzato in maniera diversa, ogni armatura può avere un vero impatto sulla nostra esperienza e anche se tutto ciò che riceviamo sono anime, significa comunque poter comprare oggetti o salire di livello aprendo la porta a nuove opzioni durante l'esplorazione. Tutti questi punti positivi hanno però un costo. Non a caso Elden Ring non ha né la cura o la spettacolarità di certi momenti presenti in Red Dead, né tantomeno la libertà di approccio di Zelda. Ma va bene così, anzi è meglio così. Nessuna di queste due cose avrebbe aggiunto poi molto a un gioco come questo. E forzarle al suo interno giusto per poter dire di essere proprio come quegli altri giochi famosi avrebbe fatto solamente danni. Un altro problema dato dalla sua struttura open world è che tecnicamente è possibile affrontare le varie zone della mappa e i boss al loro interno nell'ordine che preferiamo, ma questo significa che la difficoltà media di queste aree è piuttosto simile tra di loro, e dopo aver completato una parte, capita che le rimanenti risultino troppo facili per dare veramente un senso di sfida al giocatore, trasformando scontri con nemici leggendari accompagnati da una coreografia degna del miglior boss finale dei vecchi titoli From in un gioco da ragazzi. Posso capire il ragionamento dietro questa scelta, ma avrebbe veramente rovinato qualcosa inserire un sistema di scaling per i nemici in modo da farli diventare più forti in base al nostro livello? Ovviamente non parlo di una cosa alla Skyrim che li potenzia tutti senza alcun limite, ma magari con un tetto massimo preimpostato avrebbe potuto funzionare. Una seconda cosa riguardo dei boss che non mi ha fatto impazzire è l'aggiunta di mosse con un leggero ritardo sul solito ritmo degli attacchi. Già Dark Souls 3 aveva sperimentato questa meccanica con la danzatrice della Valle Boreale, ma in quel caso si trattava di un qualcosa di unico e interessante che dava personalità al boss, mentre in Elden Ring tutti quanti li hanno, persino i nemici che incontriamo casualmente nell'interregno. Capirei li avessero solamente nemici armati di martelli giganti o cose simili, aggiungere una sorta di carica ai loro attacchi dà ancora di più la sensazione di trovarsi davanti a pezzi di metallo che pesano tonnellate, ma quando iniziano a comparire anche su avversari che combattono con delle normalissime spade, il tutto comincia a perdere il suo fascino, diventando semplicemente il nuovo standard. Immagino che avere più varietà sia comunque qualcosa di positivo, nonostante si vada a perdere l'unicità di certe battaglie, quindi non do più di tanto peso a questo cambiamento, anche perché tutto ciò che riguarda il lato artistico del gioco è talmente ben fatto da riuscire a farmi scordare immediatamente piccolezze simili. Detto questo, non penso sia comunque corretto definire Elden Ring l'apice degli open world. Dopotutto, non si spinge troppo al di fuori della comfort zone già creata da chi l'ha preceduto, ma si tratta sicuramente di un titolo che, non concentrandosi su un solo elemento, riesce a creare un nuovo standard che ogni esponente del genere dovrà rispettare da qui in avanti. Per chiudere in bellezza, non posso non menzionare un gioco che mi tiene compagnia da molti anni, Hitman 3. Cioè, il gioco è uscito solamente nel 2021, ma nonostante il 3 nel titolo, si tratta più del terzo aggiornamento per la piattaforma creata nel 2016 dal primo Hitman, che del terzo gioco a sé stante nella serie. Anche in quel caso non sarebbe stato veramente il terzo gioco, visto che Hitman esiste dal 2000, ma possiamo lasciare i dettagli che riguardano il passaggio di proprietà dell'IP per un altro giorno. La parte importante è che con questo ultimo capitolo della trilogia, IO Interactive ha finalmente dimostrato a tutti cosa è in grado di fare quando soldi e tempo non sono un problema.
problema, con buona pace di Square che si è lasciata sfuggire la gallina dalle uova d'oro poco prima che le deponesse. Il gioco aggiunge nuove location, nuovi miliardari da mandare al creatore, nuove meccaniche di gioco e, la cosa più importante di tutte, una bella dose di ottimizzazioni che hanno permesso anche al mio vecchio PC di far girare alla perfezione tutto quanto, cosa che ahimè non valeva per Hitman 2. Le nuove meccaniche e l'ottimizzazione non valgono solamente per i nuovi contenuti, ma sfruttando appieno le potenzialità della piattaforma in continua evoluzione che tanto sembra piacere ai grandi publisher nonostante non abbiano la minima intenzione di usarla allo stesso modo, sono state inserite anche su tutti i contenuti rilasciati nelle prime due edizioni del titolo, cosa peraltro già accaduta in passato proprio con Hitman 2. L'aggiunta più interessante però è senza dubbio la nuova campagna e le nuove mappe rilasciate insieme a lei che ci portano dalla cima del più alto grattacielo del mondo a Dubai, alle campagne inglesi con le loro giornate uggiose, fino ad arrivare ai neon riflessi sulle strade bagnate dalla pioggia di Chongqing e vari altri luoghi in giro per il mondo. La nostra missione sarà sempre quella di eliminare uno o più bersagli vestendo i panni dell'agente 47, sfruttando tutto ciò che ci circonda per assicurarci di non fallire. Per chi non lo sapesse, infatti, ogni livello altro non è che un gigantesco parco giochi che attende pazientemente di venire esplorato. Può sembrare un'esagerazione, ma ci sono veramente un numero spropositato di opzioni per sbarazzarsi dei nemici. Siete amanti dei classici? Basta tirare fuori la nostra fidata corda di pianoforte e strozzare bersaglio. Ci sentiamo un po' più avventurosi del solito? Perché non utilizzare le mappe stesse e le numerose opportunità che ci offrono per eliminare gli obiettivi facendo passare il tutto per un incidente? Magari non vi interessa fare le cose di nascosto. In quel caso, sarà sufficiente lanciare una paperella esplosiva sotto i piedi del riccone di turno e farlo saltare in aria. Le possibilità sono infinite. Questa struttura sandbox funziona alla perfezione con il gioco, perché non solo permette a chiunque di divertirsi inserendo missioni più guidate per chi non è un grande esperto di giochi stealth e la possibilità di scoprire comunque le stesse possibilità in maniera autonoma per chi cerca un maggiore senso di sfida, ma lo fa senza obbligare i giocatori a seguire dei binari predefiniti. Esistono comunque diversi livelli di difficoltà che vanno a modificare il numero di telecamere e la velocità con cui le guardie reagiscono dopo averci scoperti, ma si tratta di differenze minuscole e il vero grado di difficoltà siamo noi a sceglierlo. Personalmente, la prima volta che metto piede in una nuova mappa, mi piace un sacco andare in giro senza alcun indicatore e vedere dove mi porta il caso, controllando alla fine della missione la lista di sfide per quella location per cercare di completarle nelle run successive, gettandoci magari dentro un tentativo o due con la prova più difficile di tutte, quella che richiede di eliminare i bersagli senza venire scoperti e senza cambiare il travestimento di 47. Nessuno però mi vieta di attivare in qualsiasi momento i consigli per raggiungere più velocemente gli eventi unici nascosti in giro o di prendere la mia fidata pistola silenziata e portare a termine la missione in meno di 5 minuti. È questa combinazione di fattori che a parer mio formano il cuore del gioco, non la storia, la musica o i personaggi. Di contro, questi aspetti sono ok, niente di più. Come ho appena detto, non si tratta di una tragedia, il gioco funziona comunque alla grande, e se vi interessa il genere vi consiglio assolutamente di dargli un'occhiata, anche perché con la versione di prova gratuita è possibile giocare liberamente nelle prime location di Hitman 1 e Hitman 2, più un'ulteriore mappa scelta a rotazione tra tutte quelle disponibili, quindi stiamo già parlando di decine di potenziali ore di gioco, non una robetta da poco e si conclude a metà tutorial. E con questo direi che anche per quest'anno è tutto. A sto giro vi ho persino risparmiato lo sketch sulla sigla mancante. Come sempre, vi ricordo che questi sono solo alcuni dei giochi che ho giocato durante l'anno, e per di più li ho scelti tutti tra quei titoli che non ho in mente di discutere nel breve periodo, quindi non stupitevi se mancano alcuni giochi, per non parlare poi di tutto ciò che è al di fuori del mondo videoludico. Solitamente mi piace sempre inserire un piccolo extra in questi video, ma dopo tutti i problemi legati al copyright che ho avuto l'ultima volta, ho preferito evitarli completamente, nonostante avessi molto da dire su alcuni di loro. Magari in futuro farò qualche altro tentativo. Mi piacerebbe espandere gli orizzonti del canale. E voi cosa avete giocato quest'anno? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque da 47 mi farei